Proseguo su una domanda a riguardo. Sua nonna aveva intuito che suo marito sarebbe diventato poi da... Hai raccontato perfettamente gli inizi, quali sono stati, se in qualche modo, probabilmente suo marito a casa parlava di queste idee della politica, e se era donna Rachele in qualche modo l'aveva intuito precedentemente quello che sarebbe stato poi il ruolo di suo marito, un uomo così importante. Allora, questa è una domanda che mi hanno mai fatto, vedi? Vedi che ti ho detto c'era. No, questa dopo vediamo. Sicuramente c'era un'intuizione da parte della nonna, perché comunque aveva visto che questo ragazzo, questo uomo aveva una dote in più, aveva quella marcia, come si direbbe adesso, in più. Perché? Perché piano piano, anche avendo conosciuto il suocero Alessandro e avendo conosciuto com'era il rapporto che c'era fra mio nonno e il bisnonno, dove parlavano di politica attivamente, ma anche con Arnaldo, suo fratello, in quella casa sicuramente, e questo ne sapeva forse di più la mia bisnonna Rosa, si mangiava politica, si dormiva di politica e si parlava solo di politica. E quindi questo vedeva comunque che sarebbe accaduto qualche cosa. Forse non si immaginava che il nonno sarebbe andato al governo e sarebbe stato... Posso? Sì. Anche perché un ruolo come quello che poi occuperà suo nonno non c'è stato mai precedentemente. No. Quindi è una novità assoluta anche pensare come equiparazione di un capo di governo al re. È un capo del governo, sì, al capo dello Stato, che poi è la figura di re Vittorio Emanuele III. Sì, anche perché poi comunque è difficile il tutto, anche perché non scordiamoci, qui forse a volte bisognerebbe sottolinearlo, che il nonno aveva un ruolo, ma il ruolo in effetti era di Vittorio Emanuele III, perché qualsiasi cosa faceva il nonno veniva poi firmata anche dal re, controfirmata dal re, quindi vuol dire anche l'entrata in guerra, sì, è il nonno, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, ed era stata controfirmata anche dal re. Tra l'altro la nonna, e c'è anche un filmato dove lei dice appunto questo, quando ci fu l'arresto del nonno da parte del re, fu su mandato del re, ma tornò a casa e poi il nonno disse no, la nonna gli disse no, non andare, e soprattutto non andare con gli abiti civili, come gli aveva chiesto il re, e il nonno disse no, io devo andare perché come ho firmato io la guerra, l'ha firmata anche lui, e quindi io devo andare perché siamo praticamente alla pari. Io non mi interrompo.